giorni si decidono i colori della Lombardia. Com'è la situazione? Dunque, ieri veramente i colori prossimi si decideranno venerdì quando arriveranno i risultati al CTS. Comunque, fino a ieri siamo rimasti in arancione, quindi tutta la prossima settimana per la Lombardia sarà arancione. Dovremo capire se l'RT e gli altri dati, gli altri parametri che determinano il passaggio di colore peggioreranno nella prossima settimana o miglioreranno. Nel caso in cui dovessero peggiorare, noi siamo vicini al rosso, c'è la possibilità che da venerdì, dalla prossima settimana, scatti il rosso. Certo, anche perché fino dall'inizio di dicembre la indicazione dei parametri è stata modificata, è stata resa più rigorosa, per cui mentre l'RT prima per la zona arancione terminava a 1,50 è stato portato a 1,25. Ecco, i dati che non scendono sono preoccupanti a contare. I dati che non scendono indicano che dobbiamo prestare attenzione, che non possiamo ritenere che il problema si sia risolto. Quindi le scuole che ieri a Milano hanno anche manifestato in Piazza Duomo questa esigenza da parte di alcuni genitori di riprendere la didattica in Ma noi presenza. siamo perfettamente coscienti, io personalmente sono assolutamente cosciente del fatto che le scuole è necessario che vengano riaperte, però possono essere riaperte soltanto in una situazione di assoluta sicurezza per sé e per evitare che possano contribuire involontariamente a diffondere il virus. Mi sembra che tanti altri miei colleghi abbiano assunto lo stesso provvedimento proprio perché, oltretutto da una recente indagine che è stata svolta nella nostra regione, purtroppo la fascia di età che va dai 14 ai 19 anni è una di quelle nella quale è alta la percentuale delle persone che hanno pochi sintomi ma che comunque sono portatori del virus e che quindi contribuiscono di fondo. Adesso noi stiamo sperimentando una screnatura per adesso a livello sperimentale, quindi su una fascia soltanto della popolazione studentesca, appunto della popolazione degli studenti. Da ultimo, quando sarà la prima riunione della rinnovata giunta? Lunedì. E cosa chiederà i nuovi assessori, governatore? Chiederò di impegnarci con la massima determinazione per riprendere il percorso di rilancio della nostra regione, per fare in modo che la nostra regione possa ripartire con grande determinazione, possa ritornare e, come è sempre stata, continuare ad essere la locomotiva di questo paese, perché senza il rilancio della Lombardia anche il paese soffre terribilmente.